Ecco lì che era la sedia vuota, abbiamo scoperto che era l'ospite speciale di oggi. Ciao. Ciao Gian. Ciao. Bene, tu come stai? Bene, anche io ci devo. Allora, stavamo parlando di questo argomento che volevamo affrontare oggi insieme con te, del futuro dei giovani, della paura che spesso questi giovani hanno nella prospettiva di quello che faranno poi da adulti. Sì, li Allora, appunto, vogliamo scocciare. chi meglio di te a dare, come dire, come dire, quello che è stato per te l'adolescenza in preparazione poi di quello che avresti voluto fare da grande? La mia adolescenza era piena di ansie, piena di timori. Cioè io da bambino, quando andavo al liceo, sognavo spesso il futuro, come sarebbe stato il futuro. Non c'è un giorno in cui non mi sono sognato il futuro, però questo fatto che io sognavo il futuro non ha fatto sì che io ero spaventato, anzi, concentravo sempre di più sul presente, perché mi ero reso conto prestissimo che concentrarsi sul presente, che era l'unica soluzione di sgomberarsi dalle ansie del futuro. Comunque mi fidavo delle scelte che ho fatto. Avevamo scelto una scuola particolare, che è una scuola italiana, una scuola molto elitaria. Andando avanti con gli studi, riempendo il mio cervello di ogni tipo di conoscenza che mi potrebbe fornire la scuola, soprattutto a livello linguistico, che mi miglioravo di più, sapevo che spaccavo nel futuro, quindi mi concentravo ogni giorno ancora di più sulla scuola stessa che avevo scelto. Avevo questa fiducia in quella scuola. Poi giocavo a pallacanestro, c'avevo una squadra perfetta con cui c'avevo delle amicizie molto strette, quindi di sera andavo a fare questo allenamento, quindi fisicamente era tosto, anche mentalmente, perché comunque mi svegliavo tipo alle 5 e mezza, andavo a scuola, che è Istanbul, una città complicata, che ci metti 2 ore e mezza, cambi continente praticamente, e vai a questa scuola che durava fino alle 4 e mezza, poi tornavo nell'altro continente, il club era proprio nell'altra estremità del continente, quindi io facevo tutti questi chilometri per un motivo, per migliorarmi. Oscar Wilde, no, uno scrittore irlandese, che una volta disse: se sapete cosa diventerete da grandi, lo sarete di sicuro, cioè non c'è dubbio, lo sarete. Però il trabocchetto non è qui. Il trabocchetto è che non sapere cosa diventare, che è più divertente, più gratificante. Se magari vi incaponite con un'idea, con un sogno che magari da grande vi renderà infelice, meglio che non lo sognavate prima, no? Magari la vita ti ride in faccia, c'ha dei piani ancora migliori di quelli che hai sognato, come andare da uno chef e dire: fammi questo, preparami questo. Magari se lasciavi lo chef ti portava dei piatti ancora più gustosi. Quindi meglio amare se stessi e cercare di sviluppare se stessi e cercare di puntare a diventare poliedrici, poliedrici. E così arrivi ad una certa età dove sei disposto, predisposto a scegliere qualsiasi cosa che vuoi fare. E quindi, e questo secondo me è il trucco, amare se stessi e concentrarsi sul presente e cercare di migliorare se stessi, così che sei predisposto a poter scegliere qualsiasi cosa e poter anche trovare il potere, la potenza dentro di te stessi di poter cambiare la vita, magari azzerare, cambiare direzione. Poter fare queste scelte, essere liberi a fare queste scelte, secondo me più importanti, anziché incaponirsi, insistere su un certo sogno. Paradossalmente è così che in generale si dice: ah, scegli un sogno e poi vai avanti solo con questo. È noioso, è meglio renderlo più divertente. Gian, mi posso permettere perché hai dato veramente tantissimi Per esempio, io sognavo di essere o un avvocato o un giocatore di pallacanestro. Comunque, ho studiato giurisprudenza. Potevo essere un avvocato perché mio padre sempre diceva: saresti molto bravo, sei un bel ragazzo, parli bene.